se potessi avere non una ma due vite intere, una per imparare come si fa per non sbagliare e soprattutto per definire il bianco e il nero. Se potessi avere non una ma due vite intere, l'altra per camminare per strade giuste e cominciare a dare un senso a questo viaggio, a questo andare. Ma senza uno sbaglio io non saprei vivere. Stranito e senza meta, mi dai la ragione per stare insieme e preferire che questa vita così imperfetta sia solo senza meta, mi dai la ragione per stare insieme e preferire che questa vita così imperfetta sia solo una. Cercato ed ho trovato te. Iniziamo con la giornata che abbiamo fatto sotto il ponte di Carignano, che pioveva. Sì. Vabbè, non ne sarebbe in esterno, no? Naturalmente. Siamo giunti in piazzetta San Bartolomeo dell'Olivella con la magnifica chiesina al centro di questa piazza. Straordinario quell'antico campanile a vela che è sopravvissuto a centinaia d'anni di sommovimenti, di venti e burrasche. Giulietta, questo è un posto... San Bartolomeo. È un posto fantastico. Sì.
il culto di San Bartolomeo, che viene ucciso scuoiato, una morte atroce, e quindi nell'immaginario popolare protegge dalla malattia della pelle. E siccome erano difficilmente curati, solo ancora adesso, figuriamoci in tempi antichi, ecco che San Bartolomeo provvede. Vi è rappresentato spesso con la sua pelle a fianco. E questa piccola chiesa, che ha avuto storia antichissima, è stata persino delle monache cistercensi. Poi pian pianino, per le avventure della storia, poi sono arrivati i soldati di Napoleone, perché i soldati di Napoleone sono stati come gli unni, diciamo le cose come stanno, hanno devastato, potevano, rubato gli arredi, eccetera, e poi pian pianino la chiesa è stata sconsacrata, è diventata un oratorio, un cinema. Un oratorio, un cinema parrocchiale, ha fatto di un tutto. Teatrino. Di tutto, cioè, e credo che ancora adesso ci siano delle opere parrocchiali dentro, però la facciata è restaurata, io non so dentro com'è. Dentro era soppalcata, e andando sul soppalco erano ancora visibili tutti gli affreschi del soffitto. C'è sì. Una rete forse per fermare i piccioni, queste cose qua. Volevo vedere l'affresco lì. Adesso lo guardiamo. Allora, intanto va detto che siamo praticamente dal Carmine, siamo saliti e siamo all'incirca a metà di quello che si chiama Corso Carbonara, che si apre alla nostra destra. Continuando con poca spesa e poco... e pochi passi saremo sulla spianata di Castelletto. Lei vuole andare lì perché bisogna ricordare qualcosa, Giulietta. Caproni. Naturalmente. Sì, Caproni. L'ascensore di Castelletto. Momento, voglio andare in paradiso con l'ascensore di Castelletto. Bellissima, allora direi che andiamo perché qui spruina sempre di sprovina più. Andare, basta vedere quell'affresco che c'è. Vada, vada. Quando andrò in paradiso... Non voglio che una campana lunga sappia di tegola all'alba d'acqua piovana. Quando mi sarò deciso di andarci in paradiso, ci andrò con l'ascensore di Castelletto, nelle ore notturne, rubando un poco di tempo al mio riposo. Ci andrò rubando, forse di bocca, dei pezzettini di pane ai miei due bambini. Ma là sentirò alitare la luce nera del mare tra le mie ciglia e, forse, forse, sul belvedere dove si sta in vestaglia, chissà che tra la ragazzaglia aizzata, tra le leggiadre giovani in libera uscita con cipre e odor di vita viva, non riconosca sotto un fanale mia madre. Con lei mi metterò a guardare le candide luci del mare. Staremo una ringhiera di ferro, saremo soli e fidanzati, come mai in tanti anni siamo stati. E quando le si farà a puntini al brivido della ringhiera la pelle lungo le braccia, allora con la sua diaccia spalla se ne andrà lontana. La voce le si farà di cera nel buio che la sottiglia, dicendo: Giorgio, mio Giorgio caro, tu hai una famiglia. E io dovrò riscendere, forse tornare a Roma, dovrò tornare a attendere forse che una paloma blanca da una canzone per radio sulla mia stanca spalla si posi. E al fine, dovrò riporre la penna, chiudere la cantera. E festa, dire a Rina, e al maschio, e alla mia bambina. E il cuore l'avrò di cenere, udendo quella campana, udendo sapor di tegole, l'inverno dell'acqua piovana. Ma no, se mi sarò deciso un giorno per paradiso, io prenderò l'ascensore di Castelletto, nelle ore notturne, rubando un poco di tempo al mio riposo. Siamo davanti all'ascensore che porta a Castelletto, il primo dei due. Quello successivo è nella piazzetta alla fine della galleria. Devo raccontarvi che una volta era tutto Liberty, oggi è tutto metallato e non ha più il fascino che aveva una volta.
speriamo che la cabina sia rimasta inalterata un po'. Andiamo. In osservanza della normativa vigente. Bello. Bello. Hanno messo questa paratia per limitare il peso delle persone su questa cabina storica, ma comunque è bello che sia rimasta inalterata. Le panche non ricordo che ci fossero, però comunque carino che l'abbiano mantenuto. L'altro è meglio dal punto di vista di integrità storica. Comodi qua e mi dica che le pare del mio ufficio in riva al mare. Beh, l'arredamento non c'è, però c'è il mare da ascoltare e il tramonto da aspettare. Liberi, qui dentro noi viviamo liberi. Se non riesci a entrare in sintonia, tanto abbiamo un grande affare, costruire, architettare, e l'ufficio in riva al mare. Ah, mare, sì, mio figlio certo che è qui, e ha già imparato a nuotare. Sa, l'ufficio è in riva al mare. Oh, lui va, ma all'alba ritornerà. A volte porta coralli, a volte gabbie per uccelli. Liberi, ci gioca, poi li lascia liberi. Oh, volano e si allontanano in un attimo. E io ritorno al mio da fare, a sognare, a disegnare il mio ufficio in riva al mare. Con l'ascensore di Caproni abbiamo raggiunto la spianata di Castelletto e siamo in una parte... Perché si chiama Castelletto? Perché ci sarà stato un castello. Esattamente, c'era un castello con tanti bravi soldati, i quali poi scendevano giù dove attualmente c'è via Garibaldi, e invece allora c'erano casupole con prostitute annesse,
ospitali per ospitare, certo, i pellegrini. Una zona allegra. Teniamo conto che noi siamo passati in una zona dove esiste una piccola scultura che rappresenta San Giacomo, con bordone da pellegrino e la conchiglia, che ci dice che questa, c'erano delle creuse che portavano a Oltregiogo, quindi lì venivano mercanti ovviamente, ma anche pellegrini che poi scendevano o venivano da Santiago o ci andavano, e le strade per arrivarci erano tantissime. Quindi qui a Castelletto, questo presidio militare, che aveva solo come punto di riferimento la chiesa, ahimè demolita, di San Francesco in Castelletto, che è qua sotto, e tutto il resto era una zona militare. Come militare del resto era la zona dei Carmeli, che partiva da Fossatello e andava su. E Castelletto è rimasto l'ultimo propaggine, l'unico nucleo poi militare, che è durato tanto finché a un certo punto, quando hanno fatto Via Nuova, i signori che hanno comprato quei terreni hanno comprato, buttato giù tutte le casupole che c'erano e hanno fatto dei giardini e la strada. Quindi è stato, come dire, un'opera di urbanizzazione, un rinnovamento imponente, enorme. Imponente. Poi dopo è stato abbattuto, dopo anni, il castelletto, questo piccolo castello, diciamo, e qui hanno cominciato a esserci i palazzi della gente bene, che a un certo punto manco più in Via Nuova voleva stare, ma voleva avere un bel panorama davanti. Diciamo che è stata accontentata, perché è uno, certo, spettacolo questo, certo, di genere, certo, con tutti, certo, i suoi bei tetti in ardesia come il comune esige. Giulietta, aspetti che ci sono quelle cioè lì che gridano come aquile. Vabbè, lo lasci però. Ecco, lascio sci, vada avanti. E quindi è diventata un po' una zona raffinata, ecco questa. Infatti se li guarda non ci sono negozi, non ci sono niente, sono tante case, sì, eleganti, palazzi eleganti. Quindi è roba dell'Ottocento. Sì, qua. Sì, certo, è ottocentesca. È ottocento. E devo dire che però da qui si gode una vista magnifica su tutta, sì, la città. Adesso vi daremo le inquadrature che sa fare il famoso Marco Pinatte, con scarrellata a destra e a sinistra. Sì, certo. E quindi il menaggio nel mezzo. Avrete la possibilità di capire quanto sia importante questa parte della città. Certo. Va detto che è inserita viabilmente su quella che viene definita circonvallazione a monte, andando verso Levante si arriva a Manin, e quindi poi da tutte le altre vie, andando verso Ponente si arriva al Castello Mackenzie, oppure si scende giù al Carmine, certo, e quindi al centro, e si prosegue ancora. Il, sì, professore, sì, che ha fatto notevoli lavori, mi diceva che passando di qui andava anche in via Bari, esatto, perché c'è questa traversata, sì, 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 a monte che consente l'utilizzo di queste vie nuove, vie, sì, recenti, certo, no? Cosa possiamo dire ancora, Giulietta? Niente, che avremo continuato con piacevolezza questo nostro excursus genovese, ma purtroppo questo tempo inclemente, ahimè, ci ha tradito, e siccome c'è quella acqua menua, che però bagna, quindi allora chiudiamo qui e riprenderemo quando il tempo ce lo permetterà. Siete d'accordo? Io? D'accordo. Bene. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato. C'è che ora non mi importa niente di tutta l'altra gente, di tutta quella gente che non sei tu. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che ti voglio tanto bene, che il mondo mi appartiene, il mondo mio che è fatto solo di te. Come ti
cosa sento per te. Ma se tu mi guardi negli occhi un momento, puoi capire anche da te che cosa c'è. C'è che mi sono innamorato di te, c'è che io ora vivo bene se solo stiamo insieme, se solo ti ho vicino, ecco che c'è, ecco che c'è, ecco che c'è. Thank you.